Il progetto ha ipotizzato la relazione con la vigna come una possibile relazione di cura. Per questo abbiamo portato dei ragazzi all'interno della vigna nel tentativo di cercare di costruire una relazione terapeutica. Lo scopo di questo progetto in particolare è quello di dare l'opportunità a dei ragazzi giovani con disturbi mentali gravi di reinserimento sociale. Nella seconda fase questa esperienza è stata raccolta attraverso interviste mirate per dare il senso che l'esperienza potesse essere trasmissibile ad altri, potesse essere raccolta. Questa esperienza registrata, quindi attraverso una traccia audio, viene trasferita nella terza fase del progetto ai ragazzi del liceo possono usare la traccia per immergersi nuovamente nel paesaggio psicologico costruito attraverso l'immersione nella vigna di altri. Viene sottratta all'immagine, questo favorisce l'ascolto empatico e la ricostruzione attraverso l'ascolto di una nuova materialità che si prende forma attraverso il disegno che si materializza in etichette, in questo caso etichette di vino. La quarta fase, l'ultima fase del progetto, prevede che i ragazzi possano vedere realizzata insieme ai ragazzi del liceo in una convention che presenta il progetto e la realizzazione pratica di esso alla cittadinanza. E questo è un progetto pilota, è un progetto molto innovativo, anche diciamo particolare e quindi sicuramente ecco, nell'ottica dell'innovazione ecco, anche nell'ambito della salute mentale.